L'attesa è finita. Questa sera si apre il sipario sui Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Cronometri, punteggi, misure. La fiamma di Olimpia arde ancora e si illumina di atlete e atleti che ridefiniscono e fanno comprendere i concetti di disabilità e di inclusione, ma anche di riscatto e forza. In campo a contendersi una medaglia saranno in 4.400 appartenenti a 185 comitati paralimpici nazionali. Competeranno nelle diverse discipline, facendo emergere lo sport e la tenacia di raggiungere un obiettivo, superando ogni ostacolo. Le Paralimpiadi sono anche un'occasione per capire un mondo che a volte fatica a emergere. L'Italia quest'anno sarà presente in 17 discipline con 141 atleti in gara. Il Molise ci sarà nella parte tecnica con l'allenatore Stefano Ciallella. Nessun atleta molisano in gara in questi giochi, ma in regione è presente una fitta rete sportiva promossa dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. In Molise si è costituito a marzo 2008, 16 anni fa, avviando allo sport circa 2.000 persone con disabilità, aiutandole a uscire da un probabile isolamento, a dar loro un obiettivo. Sportivi che poi hanno proseguito il loro percorso nelle diverse federazioni del Comitato Paralimpico oppure in autonomia tramite il settore dedicato delle federazioni del CONI. Dall'atletica leggera alla pallacanestro, dallo sci alla vela, 26 in totale le discipline praticate in Molise. Un mondo complesso e bisognoso di attenzione su cui il sipario non dovrà calare il prossimo 8 settembre al termine delle Paralimpiadi di Parigi.